un rapporto padre-figlio normale, poi quando noi dobbiamo parlare di calcio lui è sempre critico con me. Sì, ovviamente quando magari faccio bene mi dice bravo, eccetera, però fin lì, se c'è da criticarmi su qualcosa, è sempre il primo. Sono suo padre, insomma, queste cose qua sicuramente a me fanno piacere, no? Vuol dire che comunque c'è sempre un pensiero per suo padre, anche se non gli dice mai che è bravo. Sono sempre stato molto critico con me stesso quando giocavo. E forse in certi momenti può sembrare anche un po' troppo rigido dal mio punto di vista. Però io, Nicolas, non ho mai saltato per le cose buone che facevo, ma comunque ho sempre fatto notare quelle che faceva meno bene. Perché un difensore alto 1,90 m, un armadio, andava forte sull'uomo, diciamo che ha caratteristiche diverse dalle mie, cose che io ho, cose che lui non ha e lui ha cose che io non ho. Però ovviamente mi va a toccare i lati dove sono un po' più debole, diciamo appunto il contrasto e la cattiveria di andare a di pressare. Chiaro che come tutti i padri con i figli maschi, ci sono state parecchie volte in cui ci siamo passati la palla, abbiamo giocato, che poi lui è veramente ha cominciato a camminare con il pallone tra le mani. Quindi con i palloni, poi mi diceva papà calciami dai, che lui un po' in porta, si buttava sul divano, sì, infatti, anche insieme, che poi anch'io ogni tanto ci La mettevo. prima volta che mi hanno detto che ero sul libro ero molto soddisfatto e lo sono anche adesso. Questo è stato, diciamo, uno dei giorni più belli della mia vita, anche se comunque, diciamo, bello e brutto, tra virgolette, perché ero molto, molto teso, molto ansioso, poi in uno stadio così bello, pieno di gente, a San Paolo, contro il Napoli. Ha delle doti, perché tanto senza doti non si va da nessuna parte. Devo dire che è un ragazzo da questo dal punto di vista professionalmente parlando, serio, deve maturare chiaramente come tanti giovani. Forse per la sua età è un po' meno maturo di altri. Maturo nel senso che nel calcio poi bisogna essere anche un po' furbi, un po' smaliziati. Ecco, lui da questo punto di vista deve crescere. E l'ultimo libro, diciamo che lo dedico un po' in generale a tutti i miei amici che sono sempre lì a sostenermi, alla mia famiglia, in particolare a mio padre, che è sempre stato, diciamo, una cosa in più. Io sono uno di quelli che a favore delle squadre B, sarà anche perché comunque in Spagna ho visto che le squadre B giocano, fanno campionati veri e i ragazzi si formano.